Eccoci, siamo a Courmayeur, sono vicino all'impianto di risalita, lo Skyway. Oggi proviamo lo Skyway che ci porta fino a 3461 metri, che deve essere lassù in cima. Quella è la prima stazione che si vede, poi c'è l'altra più in alto, che di qua non si vede. Allora, prima tappa raggiunta, siamo più o meno a metà percorso, ma arrivati in pochissimi minuti. E questo è il primo step, c'è un bar, c'è una zona relax dove puoi prendere il sole. Questo è il massiccio del Monte Bianco. La giornata è bellissima per fortuna e si è già una bella vista di qua. E qua siamo a 2100 se non sbaglio. Adesso vado a controllare. Qui siamo nella zona ristorante, beh adesso non c'è nessuno, perché sono neanche le 10. E adesso inquadro la punta Heilbronner, dove arrivo la funivia, che praticamente è quota 3461 metri. Peccato che non sta passando neanche una cabinovia. Ci sono anche dei turisti come me, sprovvisti di sci, che vengono solo a farsi la passeggiata. Allora, Monte Pavillon, o Punta Pavillon, 2100 metri, 2170. Qui c'è un'area gioco esterna per i bambini. Eccoli, la punta Heilbronner. Facciamo una piccola escursione, una passeggiata, a vedere cosa c'è. Ci sono anch'io. Boh, ho perso a cabino via. Alla prossima, fra 20 minuti. È bella veloce però. Quello è il dente del diavolo? Può darsi. Quello di destra. O forse di qua non si vede. Il famoso gatto delle neri. Sky. Sponsorizzata da Sky. Skyway. Ecco, adesso a piedi noi proseguiamo fino alla punta. Ci vorrà solo qualche ora. Ecco, la freccia indica che questa è la direzione giusta per andare sulla punta Heilbronner. Come caspita si chiama sta punta? Quindi con una semplicissima camminata fino lassù raggiungiamo gli oltre 3400 metri. Naturalmente senza ramponi, senza racchette, senza niente. Questo è il complesso nuovo inaugurato penso 2 anni fa, se non sbaglio. Tutto nuovo. Ieri ha nevicato, Ci sono tracce di neve fresca. Ah, qualche nuvola c'è. Come viaggia? Silenziosa, non inquina. Comunque lassù, quel che si vede, non è proprio l'arrivo, mi pare che sia Rifugio Torino, che è qualche centinaio di metri più in basso. Sì, sicuramente. Wow! E lui? Mi atterra in testa.
Era qua. Non pensa. Attenzione. Piano. No. Non si ferma. Beh, mo si schianta contro la struttura. Va direttamente al bar. È entrato nel bar. Perfetto. Però questo non prende quota. Ai ai ai, lo vedo male. Niente, questo preferisce venire giù così. Bene, il giro l'ho fatto, il giro sulla neve. C'è un percorso proprio ad anello per poter ammirare il panorama. Adesso andiamo su. Wow, c'è anche un aereo che passa proprio in quella direzione. Proseguiamo, andiamo verso la cabina via. Andiamo verso la prossima tappa. In distanza si vede Kurma innevata. Ecco la modernissima cabina via. Della finestra, il famoso dente del diavolo, se non sbaglio, giusto? Heilbronn, 3466 metri. Bene, oltre questo cartello, zona pericolosa, crepacci a vostro rischio e pericolo. Quindi cosa facciamo? Andiamo! Andiamo! Senza ciaspole, senza ramponi, senza niente, senza paracadute soprattutto. Loro ce l'hanno. Quindi proseguiamo. Ho raggiunto il ghiacciaio del Monte Bianco. Dopo aver sorpassato numerosi divieti, siamo riusciti ad arrivare alla pericolosissima scaletta. Ah, bel posto qua, eh. Andiamo in vetta. Sto arrivando, sto andando sulla piattaforma, anzi sono sotto la piattaforma adesso, esattamente sotto. Wow, dai, gli ultimi gradini, e più in alto non si può. We'll be right back.
mio fratello vuole fare il dente del gigante. Stiamo andando al Rifugio Torino. Dopo aver fatto 100 metri di dislivello in ascensore, penso. Wow, una scavata nella roccia? Ma dai. Questo è il tunnel che porta al rifugio. Io pensavo di andare fuori all'aperto, invece no. Una bella passeggiata sulla neve. Invece si va nel tunnel. Ma forse c'è anche il passaggio esterno. Rifugio Torino. Ah no, di qua non si può andare. Quindi l'unica cosa è andare. Quindi, come al solito, se casco, se cado in un crepaccio, se scivolo, sono tutti i cavoli miei. Quindi, dove va? Allora, su non va. C'è il cancelletto, partenza, pronti? Via! Via, correre qua. Verso nuove avventure. Senza ramponi. Ecco il dente, il dentino. Cos'è, un molare? No, canino. Che bella pianura, qui sarebbe andare con gli overcraft, secondo me. Sai che bella, no? Una gara in quota con l'overcraft. Boh, sto. Aia, non prende quota. Ah no, discende così.